una riflessione profonda su che cosa sia effettivamente bene comune, su che cosa significhi nel concreto poi attuare il bene comune, è la prima cosa da fare nella prossima legislatura. Ma un inciso per non dispiacere ai miei coordinatori, io sono capogruppo, non sono coordinatore, perché mi scuso. No, ma assolutamente non è un problema. E lei ha fatto una domanda direi molto impegnativa, difficile da esaurire in poco tempo, così come la premessa che è stata fatta in apertura mi è sembrata molto, molto impegnativa, perché di fatto pone alcune questioni di fondo che dovrebbero essere, anche se non sempre è stato così, alla base di tante scelte politiche. E noi di Alleanza Popolare abbiamo sempre pensato che i partiti, oppure i movimenti come nel nostro caso, devono essere dei tramiti, non dei punti d'arrivo. Sono degli strumenti che esistono da tanto tempo, pure diversamente nominati, di cui le persone, i cittadini dovrebbero avvalersi nell'ambito di un meccanismo democratico che ormai fortunatamente il nostro paese è consolidato da molto tempo, per arrivare a fare una sintesi di diverse esigenze. Il nostro paese è fatto da tantissime persone, ognuna delle quali ha le proprie pulsioni, le proprie idee, i propri interessi. Alla politica, tramite un metodo, una via democratica, tocca fare la sintesi di tutto questo. E a volte non è assolutamente facile. E diventa ancora più difficile se si vuole coniugare la politica, come si dovrebbe fare, a un concetto di responsabilità, o diciamo più in generale di buona politica. Perché in fondo nel nostro paese, nel corso di tanti anni, abbiamo avuto tanti esempi, non è difficile mettere in campo una politica tesa soprattutto alla ricerca di minore attrito possibile, di scelte che siano i più ampiamente condivise, e quindi magari anche a costo di creare, non subito ma dopo qualche tempo, dei problemi. Questo è stato un po' un percorso che il nostro paese ha fatto per molti anni. Noi per molto tempo non abbiamo saputo guardare in prospettiva quello che poteva essere il futuro, i problemi che potevano venire avanti per il nostro paese, saper guardare in avanti, non solo quello che sarebbe avvenuto di lì a poco. E questo ha fatto sì che poi il nostro paese, ma questo non bisogna dirlo io, è sotto gli occhi di tutti, stia attraversando uno dei periodi certamente più difficili dal dopoguerra, dall'ultimo dopoguerra fino ad oggi. E anche per una concomitanza di fattori, abbiamo sempre detto, il nostro paese si è abbattuto una sorta di tempesta perfetta, una crisi internazionale pesantissima, una crisi di rapporti internazionali proprio nostri di San Marino molto, molto difficile, che fortunatamente è stato affrontata e è stato indirizzato come soluzione, così come una serie di problemi che ci portiamo indietro da molto tempo. Allora, fare una buona politica parte sicuramente dalle persone, io sono d'accordo con chi l'ha detto, la credibilità è un elemento fondamentale, e credo che lo sia soprattutto un paese piccolo come il nostro, con una legge elettorale che, a differenza di altre realtà, permette di scegliere personalmente coloro che poi avranno i compiti di rappresentare questa politica nelle sedi istituzionali. Quindi credibilità delle persone importantissima, ma questo è una responsabilità che si devono assumere anche tutti i cittadini. I periodi difficili, noi stiamo vivendo un periodo difficile, sono anche periodi di opportunità, perché sono periodi di cambiamento. Il nostro paese è cambiato e sta cambiando moltissimo in questi tempi. E credo che anche per i giovani vi sia un'enorme possibilità di incidere maggiormente in quello che poi saranno le scelte per il futuro del nostro paese. Credo che si creeranno molti spazi importanti, come già sta avvenendo, a prescindere o meno dai movimenti. È un meccanismo che ormai si è messo in moto. Sarebbe veramente un peccato non cogliere questo tipo di opportunità. E quindi credo che il compito dei partiti, dei movimenti, della politica sia essere più aperti possibili e essere pronti a mettersi in discussione, ma non per fare qualsiasi cosa. E qui l'altro discorso della responsabilità dei valori. La politica può essere fatta per tanti obiettivi che sono poi magari contestuali alle esigenze di momento, un progetto economico, una riforma, un obiettivo istituzionale da raggiungere, però devono esserci dei motivi ultimi che lo muovono. Questi motivi ultimi io credo che devono essere soprattutto quello di avere sempre bene a mente che occorre fare una sintesi di un interesse generale che deve permanere, una sintesi che deve passare a volte anche per scelte non popolari,
prima è stato accennato alla riforma tributaria, dopo ci torneremo, è il classico esempio di una scelta assolutamente non popolare, che però noi abbiamo ritenuto fondamentale in questo momento, perché noi vogliamo guardare in avanti, vogliamo guardare la generazione del domani. Quindi non sto qui a entrare nel dettaglio di queste cose, ma per dire che la politica è fatta di credibilità delle persone, è fatta di scelte responsabili se si vuole lavorare per il futuro del paese. Quindi bisogna essere disposti ogni tanto, anche a prezzo di impopolarità, di assumersi l'onere di fare determinate scelte, e poi occorre anche essere disponibile a accogliere le idee e le proposte che magari possono essere per certi aspetti un po' dirompenti o addirittura rispetto a quel che esiste, ma che vengono, e in questo credo che in parte si ricollocano i movimenti. Però vorrei dire anche da questo punto di vista un'ultima cosa, poi chiudo. E io credo che la prossima legislatura sarà un'occasione molto importante per cercare di mettere in campo un'apertura molto ampia verso tutta una serie di percorsi e di scelte, perché noi dovremo veramente costruire il nostro futuro per i prossimi 10, 15, 20 anni, da qui a poco tempo. E per far questo però non basta solo fare le proposte, non basta solo buttargli le idee, ma bisogna essere capaci poi di convincere le persone a accettarle, bisogna essere capaci di far sì che funzionino, bisogna che siano cose concrete, bisogna che non siano il libro dei sogni, perché scrivere un libro dei sogni è molto facile, però se ci si limita a questo si rischia di diventare il libro degli incubi, come qualche volta è cambiato. Quindi io credo che un po' tutto questo sarà un po' la caratteristica della legislatura che verrà. Sì, sia sulla riforma tributaria, come una delle domande poste da Chiara e dunque dai giovani, sulla questione della credibilità torniamo tra pochissimo, così come sulla quello quanto lei ha appena accennato, l'apertura che poi deve concretizzarsi in delle alleanze, è un'altra domanda dei giovani che affronteremo tra pochissimo. Volevo solo, per completare il giro, passare la parola ora a Massimo Cenci della Lista della Libertà, perché tornasse insieme a spiegare la sua scelta. Molti l'hanno definita una scelta di coerenza per quello che era stato decretato, no? dalle urne, ecco, una scelta anche per il cambiamento. A questo punto rimanere può voler dire comunque cambiare. Può essere vista da più punti di vista. Io dico solo che la mia scelta è stata fatta perché io ho creduto molto in un progetto che era quello del patto per San Marino. Ho investito in questo progetto tutte le energie di cui ero capace, con tutti i miei limiti e con tutto quanto. Ho creduto in degli alleati e in delle persone con le quali ho diviso gioie, dolori e fatiche degli ultimi 4 anni. Per questo non mi sembrava giusto, e non mi sembra ancora giusto, fare strade diverse, perché credo che sia un progetto ancora valido e ancora e che possa dare ancora tanto, soprattutto in questo momento qua. Io volevo tornare un attimo al discorso di Chiara, che mi ha colpito in modo particolare, non solo perché è stata brava a esporlo, ma proprio per quello che ha detto. Io da un giovane vorrei sentire esattamente queste parole qua, perché in quello che ha detto lei io ho letto un disagio che per un giovane sano non può in questo momento non esserci. Invito a non fare confusione fra buona e cattiva politica. La politica, né buona né cattiva, serve per il bene comune. Quella che non è finalizzata al bene comune è un'altra roba, sono affari, sono interessi, sono personalismi, sono altre cose, però la politica è per il bene comune. Poi qualcuno è più bravo, qualcuno è meno bravo, per carità, però la politica è sempre tesa al bene comune. Io mi aspettavo di trovare un disagio, perché nei giovani il messaggio che è passato negli ultimi tempi non è un bel messaggio da parte della politica, perché se noi associamo, come sono stati associati negli ultimi tempi al personaggio politico, associamo il potere, associamo il denaro, associamo
posizioni particolari, allora è evidente che i giovani che si avvicinano alla politica spesso ricerchino potere, ricerchino il denaro. È ovvio che qualcuno non ci stia e sia a disagio in questa situazione e chiede esattamente le cose che hai chiesto tu. Avete fatto anche una domanda sui ruoli dei partiti che non sono così distaccate da questo concetto, perché negli ultimi, no, non so, da quando io seguo un pochino la politica, il rapporto eletto-elettore, rapporto candidato-elettore è diventato spesso molto personale, ha scavalcato il ruolo dei partiti, un rapporto che il mio professore, che poi è stato vostro ospite tempo fa, Zamagni, definiva un rapporto contrattuale. Il rapporto contrattuale fra eletto e elettore scavalca il partito, manca quel cuscinetto che è quello che crea la base, che crea la motivazione, che crea lo spirito di gruppo. Quindi per forza bisognerà cambiare, quindi cambiamento sì, ma sarà anche obbligato. L'altra parola che mi è piaciuta molto, che è stata citata, è concretezza, perché anche questa è una di quelle questioni che noi non possiamo scavalcare, non possiamo trascurare. E per tornare alla domanda che era stata fatta prima, cosa fare? Bisogna fare due cose sostanzialmente. Uno, una operazione forte sul contingente, perché si parla di crisi, internazionale. E quando io parlo di crisi non parlo mai del rapporto Italia-San Marino, c'è una crisi nel mondo che non dipende da noi e che noi non possiamo modificare, che cambierà per sempre gli equilibri economici del pianeta, alla quale noi ci dobbiamo abituare. Quindi è una situazione nuova che c'è, quindi sicuramente dovremo fare qualcosa per attivarci subito e dovremo insieme, contemporaneamente, fare in modo di studiare, definire e arrivare alla San Marino che vogliamo fra 10 anni, 10, 15, 20 anni. E dobbiamo farlo in modo diverso da quello che abbiamo fatto adesso, con obiettivi precisi, con obiettivi chiari, raggiungibili e misurabili. Misurabili vuol dire che quando noi lavoriamo per tendere a quegli obiettivi, se sforiamo un po' dalla misura che ci siamo data, abbiamo modo di correggere, quindi dobbiamo arrivare, avere un po' più di pragmatismo anche nel raggiungimento degli obiettivi che sono quelli poi del programma che andremo a formulare. Proseguo con il primo giro e avevo dato un compito duro a Giorgetti, ma forse lo do più duro al segretario Mussoni. Tutte le segreterie hanno dovuto affrontare momenti difficili in questo ultimo scorcio di legislatura, nonché in tutta la legislatura, ma forse quella del lavoro, segreteria al lavoro, è stata una delle segreterie chiamate più in causa dalla crisi, soprattutto in quest'ultimo anno, due, forse anche tre. Ecco, concretamente è chiamata la buona politica per il bene comune, cioè qui entriamo nel concreto, quando poi il lavoro non c'è, che cosa si fa? Ma io devo dire, ringrazio Chiara e il Movimento Giovanile perché con la loro domanda hanno chiaramente aperto un dibattito molto serio su un tema che dovrebbe essere scontato, perché la politica è fatta e dà come funzione quella del bene comune, se no non è politica, ma che evidentemente riflessioni legate alla società, alla quotidianità, alla lettura che i giovani fanno, invece fanno porre questa domanda. Ma io è difficile onestamente in pochissimo tempo dare una risposta a questo, posso provare a dare quello che è il mio credo, nel senso io sono convinto che il bene comune si persegue con molti ingredienti, ma intanto con la convinzione di avere delle idee di rappresentazione della propria società, quindi dei settori, del funzionamento, di dove il nostro paese deve andare a finire, e quindi vuol dire obiettivi, vuol dire azioni, vuol dire prendersi delle responsabilità per portare una situazione da un punto ad un altro. Credo che sia fondamentale la credibilità, credo che sia fondamentale la testimonianza personale, cioè
il bene comune lo si persegue con la fatica, col cuore, dando la disponibilità alle persone, incontrandole, ragionando, avendo ovviamente sempre un'idea che non può essere un'idea individuale, ma deve essere anche un'idea di gruppo, collettiva, perché credo che ci debba essere una sintesi politica nei partiti, che sono ad oggi l'unica cellula organizzata di rappresentazione delle opinioni personali per farle diventare anche collettive. Quindi è una risposta molto difficile. Posso dire che credo nel contributo delle persone, cioè non si può prescindere dal bene comune senza il contributo degli individui e delle persone che mettono in campo la loro azione. Quindi credo che il bene comune si debba perseguire, si debba sempre tendere, lo si debba anche testimoniare e vivere quotidianamente. Io, tornando all'attualità, ringrazio della domanda, ecco, non so, io credo che tutti, chi c'era da 4 anni al governo, chi come me da 16 mesi, ognuno di noi avrà, e sono convinto che ha dato il massimo in un momento difficile. Quello che posso dire è che credo che bene comune e cambiamento in questo momento sono fondamentali e sono inscindibili dal punto di vista mio, personale, e credo anche del mio partito, e credo anche delle persone che sono qua intervenute. Quindi dovremo avere la capacità veramente di pensare ad un paese che vuole cambiare veramente in profondità, e dovremo avere il coraggio di esprimere le nostre opinioni, ma soprattutto di creare dei programmi, degli obiettivi e delle azioni molto coraggiose, perché la crisi non è che la risolviamo parlandoci addosso, la risolviamo con, come abbiamo fatto credo e come dovremo fare, con la fatica, con la disponibilità, con le idee, con la creatività e con la serietà nel compiere questi provvedimenti che dovremo mettere. Io credo molto, e condivido quello che ha detto Cenci, nel cambiamento anche del metodo di governo, cioè io credo che la prima cosa che noi dobbiamo fare è un'agenda di governo. Vuol dire che noi nei primi 6 mesi, faccio per dire, dobbiamo fare questi provvedimenti, e li dobbiamo fare in questi tempi, e li dobbiamo fare con queste scelte politiche. Quindi io credo che il vero provvedimento, non ci inventiamo niente, succede così nei governi di tutto il mondo, sia quello di condividere sia a livello politico sia a livello governativo l'agenda, la cadenza, il contenuto dei provvedimenti che dobbiamo mettere in atto, perché questo darà chiarezza all'azione di governo e darà risposte ai vari problemi che andremo ad individuare come prioritari. Quindi in questo momento, insomma, termino il mio contributo. Quindi termino il giro con Emanuele Colombini, presidente dell'ANIS, dell'Associazione degli Industriali. Accanto alla politica per il bene comune, poi c'è la realtà sociale, il tessuto produttivo di San Marino, che è sempre stata la forza di San Marino. Quindi che cosa chiedi, cosa chiede l'Associazione degli Industriali in genere alla politica, ma anche che cosa poi si può dare o comunque cosa già si sta dando per il bene comune? Cioè, è un momento storico in cui davvero accanto alla politica serviamo noi, nel senso il popolo e chi lavora. Cosa si chiede alla politica e cosa si può dare nell'ottica del bene comune? Sì, buonasera intanto. Ma riagganciandomi al tema del bene comune, io credo una cosa, un aspetto, scendendo un po' più nel concreto rispetto ai ragionamenti di massima che sono sentiti, e credo questo, un consiglio che come, diciamo, associazione delle imprese, ma anche come imprenditore, quindi come persona che tutti i giorni è davanti alla gestione di risorse, quindi di aspetti ovviamente concreti, aspetti del quotidiano fondamentalmente, sicuramente il paese vive una situazione in cui la prima cosa che bisognerebbe fare, ritengo che sia quella obiettivamente, di spiegare per il bene comune molto bene come stanno le cose. Cioè quello che
noi un po' soffriamo come imprenditori è vedere che nel paese, da un certo punto di vista, ancora si cerca un po' di così dipingere con non estrema chiarezza il punto della situazione, i numeri anche del paese, i numeri della situazione del paese. Questo è molto importante, perché siamo purtroppo di fronte a un momento in cui chiunque dalle prossime elezioni ovviamente uscirà vincitore, la coalizione che ne uscirà vincitrice dovrà comunque affrontare questo tema in maniera molto, molto determinante, insomma. Quindi questo è un aspetto, che ritengo che si aggancia al tema del bene comune, proprio perché poi in un momento di sacrifici essere assolutamente a conoscenza ed essere anche da un certo punto di vista ben coscienti dei sacrifici, dei percorsi che bisognerà fare tutti quanti, dall'impresa alla cittadinanza, alla popolazione, quindi a tutti gli ambiti che riguardano il paese, è molto importante. Poi, venendo al tema invece dell'agenda, no? Perché poi questa mi sembra la domanda, l'agenda che il mondo delle imprese, il mondo imprenditoriale vede di fronte è un'agenda dove al primo posto sicuramente va creata una visione progettuale. Probabilmente la visione progettuale doveva esserci, no? già da prima, voglio dire, nel senso che non è sicuramente un tema nuovo da riproporre, no? Soltanto in un momento ovviamente dove si sta andando verso un percorso preelettorale, quindi di formazione